Gli stili dell'espresso italiano, una trovata di narrazione oppure una realtà scientifica? Sostanzialmente gli stili dell'espresso italiano, per la precisione 5, quindi stile alpino, stile padano, stile tirreno, stile centrale, stile meridionale, vengono fuori spontaneamente da delle culture diverse che avevano alimentazioni diverse, cucine diverse, gastronomia differente. Quello che abbiamo fatto noi per renderli realtà scientifica è stato prendere 700 caffè di tutto il mondo, profilarli sensorialmente, utilizzare, mettere a punto e utilizzare un algoritmo che ha portato a definirli. Quindi una definizione sensoriale vuol dire anche una definizione percepibile dai consumatori. Ognuno di loro ha quindi un determinato carattere, partendo dallo stile alpino, dove c'è l'enfasi dei fiori con una allegra acidità, per passare ai padani che occhieggiano un po' allo speziato e dove chiaramente il bilanciamento acido-amaro è di tipo un po' diverso, per passare ai tirreni che sono dei caffè, potremmo definire, rinascimentali, dove ad un certo punto abbiamo una perfetta attenzione alla simmetria, arrivare ai centrali, dove chiaramente la frutta secca insieme allo speziato che fa capolino, e infine meridionali, dove decisamente abbiamo più amaro e abbiamo delle note speziate più prorompenti.